2.000 tifosi almeno da Salerno ad Ascoli, in maggioranza in pratica in una partita determinante solo per gli ospiti. Al decimo minuto la prima fiammata, Pestrin lancia, Junco controlla, forse col braccio, riesce a trovare lo spazio per il destro, Guarna respinge, poi l'Ascoli salva in qualche maniera. Partita piuttosto ruvida, un'attacchettata qua alla peggio, Giorgi, Colomba porta avanti i suoi in un pressing altissimo e Masini trova anche il pallone per un'azione solitaria e un tiro ed è solo Pinna che riesce a rimediare all'ultimo momento, Pinna preferito a Berni, da Brini. E poi è ancora nel secondo tempo, nel montaggio di Stelvio Saltamerenda, ammonizioni a raffica per l'Ascoli, alla fine saranno 6. La Salernitana comincia a farsi sotto, il cross di Merino, il colpo di testa di Ganci che anticipa un'uscita quantomeno avventurosa di Guarna ed è l'1-0 per la Salernitana. Nel rallenti si vede l'errore di Guarna e la Salernitana in vantaggio, ma l'Ascoli cerca immediatamente di recuperare il cross da corner e il colpo di testa di Giorgi non di molto a lato. Ancora Giorgi che riesce a trovare Beringheri che ha lo spazio per il piattone, ma il piattone va a lato e quindi non c'è niente da fare per l'Ascoli, ma è la Salernitana che riparte in contropiede, ancora un'uscita sicuramente sbagliata di Guarna, Ganci controlla, piazza il pallonetto, 2-0 per la Salernitana, una uscita che ha fatto particolari danni, in questo caso è Melucci che prova a porre rimedio, mentre ancora, come avete visto, non c'era il portiere. L'Ascoli ancora riprova con Gian Lombardo, l'intervento all'ultimo momento di Kyriagis, un intervento sicuramente sospetto, l'Ascoli protesta, poi prova ancora in vano in uno scontro di gioco alla peggio Fusco che addirittura deve uscire dal campo in ambulanza e 7 minuti verranno recuperati poi dall'arbitro per questo incidente. Possiamo tornare in studio. Dunque l'Ascoli non ha fatto nessuno sconto di fine stagione alla Salernitana che poi ha conquistato comunque i 3 punti che le servivano per stare in corsa, in questa caotica corsa per la salvezza. Linea a Matteo.